Ah, lui ormai si muove. È incredibile. No. Pronti? Partito. E aspetta, aspetta. Azione. Credo che è arrivato il tuo momento. Ma lo dice con una, già con la rinuncia e la paura. Lei sta do e. Trick e track e bomba male. Hanno attenzione? Come coins t room. Siamo già qui. Effettivamente come Maestro Ciccio, ci dia un giudizio. Un giudizio. Ho un giudizio. Un giudizio. Ciccio, dacci un giudizio. Giudizio. Ciccio che fa giudizio. Al dente del giudizio. Ma direi di passare ai voti. Che ne dite? Parto io, perché vedo... No, questo è un 9. Questo è un 9 e mezzo. Questo è un 9 e mezzo. E pensi che in pollici, si figuri in centimetri. Certificato medico che attesta... Se vuole lo può tirar fuori. No, io tiri fuori. Stai fermo che questo va tutto nei bloopers. Quanti anni avrà lei? 14, 15? Infatti non posso essere qui in questo momento, però ho fatto due firme giusto per... Alla giustifica? Nata. Di mamma e papà? Sì, hanno firmato entrambi. O sono stata io a firmare per loro. Però posso essere qui presente, legalmente, parlando. Quindi ti prego, per favore, l'ho fatto! Io lo romperei. Barone, lei sta inquinando. Però è arrivato come... ma vuole fare tutto lei. Lei non mi aiuta. Allora, il nostro duca... Allora, il nostro duca... Ma com'è la rotta? Allora, abbiamo... Regista, lei è proprio un idiota. Mio Dio, com'è leggiadro. Sto producendo del prodotto caseario sotto le ascelle. Oh, Dio, grazie. Io mi accodo. Stavo forse commettendo l'errore di rubare la parola. No, io respiravo. Ah. Ok. Claudio Bumica. Molto... Scusi, avevo visto un elemento fallico. E lei che infami ci si fionda. Non l'ho rotto però. Ma funziona? E hai detto di no, sei proprio una testa di c***o. Ah, sa, capito. Prova. Sardo, Claudio è sardo. A livello di intrattenimento, cosa ci offre? Lei sa camminare in verticale sulle mani? Vuoi che prova? Vuoi che provi? Già, l'italiano. Ah, un attimo. Siete assicurati? Credo di lasciamo stare, ma andiamo avanti. Va bene così. Ma se ti voglio tanto bene, prova meno, perlomeno. È giusto, lei ha un problema con il fonico. Meno audio, perché sennò giuro che mi sto per strappare un ginocchio dietro al tavolo. Scusate, ecco, ci sono. Comunque, complimenti per la prestazione. Possedere dall'animo di Banderas. Ah, e quando Banderas entra è difficile mandarlo via. Sventola la Banderas. Come ho fatto a spostarmi? Mi muovo un sacco, ragazzi. Sì. Sembra che mi muovo. Sì, perché sparategli alle gambe. Nel reggaeton non funziona che si prendono a schiaffi e le si porta a ballare. No. Una volta ho detto un trigheo, sei sporco, dove? È morto. Complimenti. Per te, reggaeton. Secondo me, non ta reggaeton. È tornato proprio in sé. Assolutamente sì. Io contavo nel tuo sì. Lo so. Conte. Conto. Lei... Per piacere. Io spesso mi inchino, ma senza apostrofo. Lei si inchina spesso davanti a me. Per guardarla negli occhi. No, è che mi fa ridere Maurizio. Maurizio lo vai a dire a qualcuno che si chiama Maurizio? Merluzzo. Sì, sto c***o. Sono il duca. Ah, il duca. I titoli nobiliari, signorina. Per nulla truccata. Quel ragazzo si da giocare con il pallone. Ma perché io ho NordVPN. VPN. VPN. Scusi. VPN, l'acronimo di... Very important Napoli. Provate a dire NordVPN, gentlemen, Olympics ben 5 volte di fila. Che succede? Dai, coglione maledetto. 3, 4, 1. Ma cosa fa? No, aspetta, scusa. La sicurezza non è uno scherzo, Thomas. Non ricordo più niente. Potreste non riuscire a navigare su alcuni siti. Grazie a questo ci aggrappiamo tutti quanti a un c***o enorme. Crittografando il traffico dati può proteggerla e saltando lo spammo. Le sue password e i suoi dati sensibili sono al sicuro.
Conte, siamo in pausa. Oh. Quindi se andate nel link in descrizione o cliccate sul sito. Che devo dire? Ma le dirò di più. Perché se andate in. Con i, ma le dirò di più. Potete accedere al sito di NordVPN slash NordVPN. NordVPN slash gentleman.com. O andando su www. NordVPN slash nerd.com nerd. O andando su www. Cos'era? NordVPN.com e anche slash gentleman, così non si sbaglia. E può avere anche delle goderecce. Mi sono dimenticato. Sempre con NordVPN può geolocalizzarsi ovunque nel mondo e usufruire dei servizi che si trovano lì. Ha capito? Utilizzando il codice gentleman otterrete uno sconto enorme. E se andate nel link in descrizione, ovvero www.nordvpn.com/gentleman, avrete anche la possibilità di fare una prova per 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Se non siete soddisfatti, siete rimborsati. Ora ridiamo noi, sciocco hacker. Mi può essere portata nell'acqua, spero, con delle cannucce. OMG! Amazing! Si è sbagliato! Sono refreshing! Mannaggia la miseria! Replico! È acqua di fonte! No, ha già sbagliato, mi scusi. Me lo deve mettere alla destra, per favore, cameriere. OMG! Sono refreshing! Sarebbe... Sono refreshing! Replico! Ok, funziona? No, è più vicino. Lo copio dal barone, deve essere un esperto. Me lo avvicini. Così va bene, barone? Perfetto. Grazie. Sono refreshing! No, è A! B no A E I O U Ypsilon 666 non funziona, avete sbagliato il codice. Bisogna spostare i bottoni. Ma che non ho nemmeno parlato, cioè, ma che fa chiacchiera? Prende a posto, però se non posso fare la clip. Ma che è che non funziona? Se non è, devi dire che sono io, testa di c***o. Ok. Potrebbe giovare alle nostre future produzioni. Ma se il barone non sta zitto, gli prendo il buzzer e glielo ficco nel culo. Che arriverà in un nuovo alimento il prima possibile. Barone, una cortesia. Può urlare verso di là e non nel mio orecchio? Conte della Mastellanza contro il Però, allora, barone, lei ha bisogno veramente di una camicia di forza. La dobbiamo portare in giro col guinzaglio. Barone, farei molto a meno di chiederle il suo parere, ma purtroppo molto a meno, Molto a meno. Molto amazing. Molto a... Conte. Che cavolo? Io... allora sì. Così avanti. Complimenti. Bravo. Complimenti. Piacere. Fortunello. Aspettiamo forse di che si fermino le pale. A me le pale piacciono. Ma forse... Sì, però... più piccola, infatti. La rifacciamo. Vogliamo ripartire da lì? Sì. Vai. Quindi direi di... La rifaccio? No, partiamo da Danny. Ok. E... azione. All'ultimo giro io sto per avere uno dei miei classici infarti. Quindi... Ma mi succede spesso, non aver paura. Non riesco a ricomporre il mio outfit. Le persone passano come gli anni passano. Ehi, ormai mi guarda con sfiducia nel genere umano. Io la guardo con la speranza perché di ritrovare magari un compagno di battute. Quello che trovo è una faccia di vuoto. Sto piano piano andando in ipotermia. Se c'è una cosa che mi contraddistingue è il coraggio di fare tutto. Bravo Conte. Si è appena graffiato la mano. No. Grazie. Uovo, pepe, pecorino. Mangia pane e bevi vino. Non va bene quella. Non credo che vada bene. No, non credo che... Mi state forse sabotando? Assolutamente sì. Lei è avvezzo al mondo dello sport? E che vuol dire? Che pensavo volesse far vedere i buchi della... No, le braccia ce l'ha. Nel senso, le braccia ce l'ha. Consegno un attimo i suoi averi. Secondo me però a lei il cappello sta meglio così col cappello, guardi. Esatto. Allora, un attimo, un piccolo ictus. Il nostro maestro Ciccio Merrino a diciamo a accompagnarci in questo. Ma come si fa a trovare questo quinto gentleman? Faremo leggendo. No, che c***o era? Oh, eccoci chi. Hai imparato il padovano! Caspita, una settimana con me e ormai padovano! Ed eccolo lì! Ed eccoci chi! E che? Ai ai! Che sciottino! Io...
sotto quello che è il filo spino. Speriamo che il giaguaro non mi diventi una tigre. Oh. Con dei tagli lungo tutta la schiena. Ah, è comunque un trattamento. È un trattamento. La famosa tigre tagliata. Tre tigri contro tre. Vermette. Ancora il mio dono, ma non è ancora riuscito a imparare ad usarlo neanche dopo sei mesi. Complimenti. Ben più soddisfacente di lei, Bombarolo. Bombarolo? Non avevo dubbi, Bombarolo. Questa mattina cosa ha mangiato il nostro principe per colazione? Hai tre possibilità. Peperonata, topi morti, aria fritta. Attenzione, una di queste tre è vera. Topi morti non credo. Anche non hai se sentito l'altro. In forma lì, veramente bello, ma non credo che... mangeresti dei topi morti. Mm-hmm. Oddio, ti sei mangiato grandi così, però va bene. Ma quello lo fa tutti i giorni. Si sta ribaltando la situazione, cioè tra un po' si siede lui qua e mi vado a mettere io là. Che sta succedendo? Una piccola citazione, barone. Però non sia l'unica eccitazione di oggi. Mancherebbe, a proposito di eccitazione, la compagnia di quattro giovani dame. Mm-hmm. Facciamo entrare le nostre tre ballerine. Oh, esatto. No, accanto a Ciccio. Perché accanto a Ciccio? Sì, sì, no, meglio così, barone. Ma tornando alle cose serie. Tornando. Torniamoci. Torniamoci insieme. Ma quindi? Sì, va bene. Poi magari approfondiamo. Lasciamo parlare la signorina, per favore. E quindi vedremo alla fine. Non dà lei il voto. Il... No, ma mi dia un voto. No, non lo dà io il voto. Ma lei gioca a tennis. Cosa? Lei, se lei sa giocare, non a tennis, a ping pong. Credo di sì. La versione più piccola? Se mi impegno posso fare la tutto. La versione più piccola, infatti. Nel frattempo ci masturbiamo. Ci mettiamo a quattro. Direi di interrompere questo questo scempio. È un piccolo taglio. Ma qual è la versione più piccola del ping pong? No. No. Il pompi. Se la fanno e se la ridono da sole. Sì. Oh. Io sono antistaminico. Vero? Sì. C'ho la versione. Sì. È un farmaco. Mi autocuro. Del du. È giustamente da ranocchio. Ah, lui ormai si muove. È incredibile. Vabbè. Sì, dai. Credo si sia aperto qualcosa. E lo facevi addosso. So ormai. No. Bellissimo. Ce l'hai comunque. Non hai l'elicolosia. Che cosa fa? Mi entra bestemmiando. Si dia un contento. È possibile non tagliare il porco? Lei si improvvisa telecronista. Non lo è. Stia nel porco. Si è fatto una certa. Capito. Ah. Potrebbe essere un indizio. È un piatto tipico veneto. La piccola difficoltà. La piccola. Però non mi parlare. Sono un attimo zitto, mannaggia. Angolino bestemmi. Da praticamente a un certo punto, mentre la c***a partoriva, il caro hacker, purtroppo oggi non è il tuo giorno fortunato. Te la sei presa un po' nel c***o. Aspetta, se continui a tenermi la mano anche tu. Adesso spalmatelo in c***o. Sì, non so più che c***o fare. Sai bene come leccare il buco del c***o delle persone, bravo. Va bene, lo lecchi pure a Paolo, mi come fai? Torniamo nel murricottero. Vai, nel murricottero. Magari. Invece sono morto di fame. Signor pilota, se si vuole destreggiare in qualcosa di più frizzante, noi siamo pronti. Sì, Giorgio, gli metto il piccante nel mentre dormi. Va benissimo. Paolo, sta fa di sì con la testa. Paolo. No. E se con la ditina la alzo? Lo può fare solo una volta, però. No, 10. Ah. E testa di cazzo. Vai. Apriamo le cose e sputiamo in faccia tutti quanti. No, Mauri, piscia qui dal finestrino. È vero. Ma che schifo, ragazzi, non c'è il polo in bocca, veramente fa schifo. Dopo ci mettiamo un po' di vino, così sei a posto. Che bastardi che sono, ragazzi. A te non lo sapevi. Questa è la vendetta per il wasabi di ieri, pezzo di me. Tutto a me il piccante. Che bella macchina, cosa fai nella vita? Io, Erta, stavolta dormivo qua. E di cosa si occupa principalmente nell'ambito tecnologico? Io mi occupo un po' di tutto nell'ambito tecnologico. Non prende bene lì, si sposta leggermente. È proprio, sì, è la connessione. Mi piace. E ovviamente ci vediamo in una... E naturalmente ci vediamo in un... Posso andare? Prego, grazie. Chiediamo scusa per averle rubato anche troppo tempo. No, ma... Ok. E naturalmente ci vediamo in un prossimo episodio dei Gentlemen's.
Tutti blu, tra l'altro. Dai, non faccia così, però. Ci sarà. Vi ringrazio comunque. Spero in un futuro prossimo di avere occasione di rivedervi. Vi auguro una buona giornata e buon appetito. Grazie. 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 Arrivederci. Arrivederci. Piacevole persona.